Abbiamo incontrato Stefano Donati dopo l'intervista che ha rilasciato per Studi Cattolici. Incuriositi un po' dalla materia sindacale, abbiamo parlato con lui delle emergenze attuali, delle privatizzazioni e di tutto quanto concerne la materia sindacale. E i partiti politici hanno tentato in tutti i modi di assoggettare queste organizzazioni. I partiti politici hanno pensato di poter usare il mondo sindacale per avere il maggior consenso e dall'altra parte, in alcuni aspetti, il mondo sindacale ha pensato di darne vantaggio ad avere un rapporto, una corsia preferenziale col mondo politico, e tutto questo ha creato un cortocircuito. Si possono ritrovare gli ideali, morte di certe ideologie, gli ideali di questo distillato di una buona azione sindacale? La società ha bisogno di un mondo del lavoro rispettoso delle esigenze di tutti, diversamente andremo all'incomprensione totale. E non è possibile che oggi il popolo viene usato solo in alcuni momenti istituzionali, sotto le elezioni per sancire chi governa il paese. È un paese profondamente ipocrita l'Italia. Gli italiani sono bravi e cattivi, si può generalizzare. Gli ex sindacalisti, perché se li chiamo ancora sindacalisti sarebbe un'offesa per quelli che lo fanno, che hanno modificato un po' le leggi che negli anni erano state delle conquiste vere per i lavoratori e la classe sociale più deboli. I sindacalisti entrano in politica e dicono che il sindacato è morto. Invece i sindacalisti, come Donati, dimostrano che c'è spazio per lotta sindacale. Io negli anni '80 ho iniziato a fare attività sindacale. Non ho mai esercitato nell'azienda come sono entrato, sono rimasto con la mia qualifica, proprio per il rispetto di tutti quei colleghi che vedono nel sindacato, non dico una missione, comunque un impegno, e chi fa sindacato dovrebbe avere questo tipo di valore. Oggi quale lotta sindacale ritiene prioritaria nel mondo del lavoro italiano? Una delle lotte sindacali prioritarie è la tutela per quanto riguarda i giovani e soprattutto le persone che debbono andare in pensione. Non che li fanno solo dei studenti i meno fortunati che oggi si ritrovano legati alla legge Fornero. Lei sta in un'azienda chiave, le Poste. Perché si sta svendendo il nostro patrimonio, il nostro know-how aziendale che ci hanno studiato da tutto il mondo? Guardiamo alle Poste, all'Eni, all'Enel. Un'azienda come Poste Italiane è appetibile, l'abbiamo visto con l'Italia, l'abbiamo visto con altre aziende. È un'azienda privatizzata che comunque deve rispondere a quelle esigenze e a una forte connotazione sociale nel paese. Perché un valore come quello di un'azienda che è capillare sul territorio e dà realmente servizi e immagini a un paese non può essere svenduta o quantomeno assoggettata a controllo dei paesi terzi. Questo incontro con Donati ci ha fatto ben comprendere quando in Italia ci sia ancora bisogno di fare sindacato. Non sarà né il primo né l'ultimo incontro su questa materia. Grazie.